Alla luce dei recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno investito la città di Pescara, il gruppo consiliare Pettinari per l'Abruzzo ha annunciato alla stampa interrogazioni, mozioni, ordini del giorno a firma dei consiglieri Pettinari di Pillo e Artese presentati e da presentare al Consiglio Comunale per contrastare e prevenire l'attecchire di fenomeni criminali in città. Noi abbiamo presentato 5 atti in tema di sicurezza in Consiglio Comunale, 2 interrogazioni, 2 mozioni e un ordine del giorno. L'ultima mozione a firma del collega Di Pillo, che vuole istituire l'osservatorio della legalità, serve proprio per questo e mi auguro che venga data a seguito immediatamente, a maggior ragione a seguito dell'inchiesta che abbiamo letto in questi giorni. L'osservatorio serve per studiare i fenomeni malavitosi, anche e soprattutto della criminalità organizzata, eventuali infiltrazioni nel tessuto sano economico della nostra terra da parte delle mafie. Questo è importantissimo, ma non solo. Con le nostre mozioni noi chiediamo, uno, di impegnare il sindaco a chiedere al Ministero dell'Interno di incrementare gli uomini della Polizia di Stato. Ce lo chiedono i sindacati. La città è divisa in 4 quadranti, 3 di competenza della Polizia, 1 dei Carabinieri. Spesso, anche di notte, purtroppo, i vigili urbani, la Polizia locale non fa il rilievo degli incidenti, non fa il servizio notturno e le macchine di Polizia devono distrarsi per andare anche a fare il rilievo degli incidenti, togliendo forza all'ordine pubblico e alla sicurezza. Questo non è più concepibile. Le 3 macchine della Polizia a volte sono poche, non riescono a coprire tutti i quadranti perché ne sono 2, a volte anche 1. Ecco, noi vogliamo mettere in condizione la questura di avere più uomini per avere più pattuglie su strada. Altra richiesta dei 3 consiglieri al sindaco Masci è la ricognizione di eventuali stalle abusive sul territorio comunale. Ci sono bighe con cavalli che ogni mattina sfrecciano sul lungomare sud in violazione di tutte le norme della strada, vanno anche sulla spiaggia, vanno in mare, si fanno il bagno, rientrano a fare queste corse sulla riviera con cavalli. Vogliamo capire se sono regolari, se rispettano le norme igienico-sanitarie. Ecco, vogliamo accendere anche un faro su questa cosa. E poi un'interrogazione importante sull'utilizzo delle telecamere. Nel 2018 è stato sottoscritto un patto tra la Prefettura e il Comune di Pescara per l'attuazione delle tematiche della sicurezza. Vogliamo capire se le telecamere vengono collegate con una blacklist nazionale. Significa, se passa una macchina rubata sotto una nostra telecamera, se scatta un alert va nella blacklist nazionale e questa cosa può essere trasmessa alle forze di polizia, che possono immediatamente intercettare e fermare l'automobile. In altre città si fa, noi abbiamo la potenzialità per farlo. Noi chiediamo anche di slocare agenti della polizia locale appiedati nei parchi pubblici. Sono avvenuti omicidi nei nostri parchi pubblici, abbiamo ancora parchi pubblici non controllati. Noi vogliamo che ci sia un servizio appiedato della polizia locale per tutto ciò che è successo. Ricordiamo 10 macchine date a fuoco negli ultimi mesi nella città di Pescara, coltellamenti, omicidi. C'è qualcosa di anche serio che non si riesce a risolvere. Con le nostre azioni in Consiglio Comunale tendono anche ad arginare le grandi problematiche della sicurezza.